Ragazzi, stamani mi trovo sulla via più antica, esattamente alla villa di Massenzio. Ci sono appena entrato, eccola qui. Questo che vi mostro adesso è invece lo stadio della villa di Massenzio. È lo stadio dove correvano le bighe. Ora mi ci avvicino. Vedete questi pezzi qui di muro per terra? Ecco, non sono altro che le basi delle arcate del grosso stadio dove partivano le bighe per la corsa. Ora salgo di fianco su tutti i muri dove c'erano gli spalti. Al centro, ora provo a salire, c'è la famosa spina, dello stadio, eccola qua. In fondo abbiamo l'archetto e l'uscita posteriore, lì giravano le bighe della corsa. Continua. Al di là di questa costruzione invece c'era la villa imperiale dell'imperatore Massenzio. Ora, questo muro che vedete dietro invece delimitava la proprietà della villa con il mausoleo di Romolo. Romolo era il figlio dell'imperatore Massenzio, quindi c'è la tomba del figliolo perché morì prematuramente. Al di là c'era un grande colonnato e diciamo, il centro ci stava come c'è una tomba, diciamo, una costruzione a forma cilindrica che è stata trasformata nei secoli in un'abitazione, diciamo, di campagna. Chi è Massenzio? Massenzio, per spiegare chi è Massenzio, devo fare un passo indietro. Dovrei parlare di Diocleziano e della tetrarchia. Diocleziano, l'imperatore Diocleziano, salì al trono imperiale perché acclamato dai propri legionari. Lui divenne imperatore dopo un periodo molto brutto per l'impero, perché ci sono state tante guerre civili, tanti pretendenti al trono, generali si acclamavano, quindi sta un sacco di guerre. Lui vinse e riuscì a diventare imperatore. Si accorse che da solo non poteva governare e inventò prima la diarchia e poi la tetrarchia. La diarchia dal greco dia, due, arché, comando, quindi il comando di due, poi di tetra, che vuol dire quattro, comando di quattro. Praticamente divise l'impero romano prima in due parti, in Oriente e Occidente. Lui si proclamò Augusto d'Oriente e trasferì la capitale a Nicomedia e nominò un proprio generale, Massimiano Augusto d'Occidente, e spostò la capitale a Milano. A loro volta i due Augusti nominavano i successori. I successori erano due Cesari. Diocleziano nominò Cesare Galiano, Galerio mi pare, mentre Massimiano nominò Costanzo Cloro. Eccoci qua. Questo è il mausoleo di Romolo. Queste che vedete sono dei colonnati, perché una volta c'erano tutti i colonnati intorno, un porticato intorno alla tomba. Cosa successe? Che Diocleziano a un certo punto era anziano, si era stufato, si ritirò, abdicò e costrinse il suo collega Massimiano ad abdicare in modo che si scattasse la successione. Massimiano non aveva mica tanto intenzione di farlo, però eseguì l'ordine. Quindi diventò Augusto d'Occidente, capitano Milano, Costanzo Cloro, mentre Augusto d'Oriente divenne Galerio. A loro volta nominarono i propri Cesari, però che successe? Dopo alcuni anni Costanzo Cloro morì. Costanzo Cloro aveva come figlio Costantino, mentre Massimiano aveva come figlio Massenzio. Alla morte quindi di Costanzo Cloro, Costantino venne proclamato Augusto dei propri legionari. Logicamente Massenzio, che non c'ha nessun diritto come Costantino, si fece proclamare imperatore dai pretoriani e dal Senato. Massenzio è sempre rimasto a Roma, eh? Logicamente inizia il subbuglio nell'impero, iniziano gli scontri fra i vari contendenti. Per quanto riguarda Massenzio, lui si scontrò con Costantino. Costantino sappiamo com'è la storia, riuscì a sconfiggerlo nella battaglia di Ponte Milvio. Massenzio, dopo aver perso la battaglia nella ritirata, attraversò il fiume su un ponte di barche, il fiume Tevere, però si ruppe questo ponte di barche e morì affogato. E così Costantino vinse.
Fu Diocleziano quindi a far perdere il primato di Roma nell'impero, e Roma non perse il titolo di capitale dell'impero per sempre da quel momento lì. E così abbiamo la storia di Massenzio. Ora entriamo nel mausoleo di Romolo. Eccoci qua. Ora si entra nel mausoleo di Romolo. Ora scendo le scale. Allora, sapete perché si chiama mausoleo? Deriva dal nome di re Mausolo, che era un satrapo dell'Anatolia. Quando morì il re Mausolo, la sorella e moglie Artemisia gli costruì una grossissima tomba, ma enorme. E da quel momento, siccome era talmente enorme, gli dette il nome di Mausoleo. La tomba di Mausolo era una delle sette meraviglie del mondo antico, insieme al Colosso di Rodi, al faro di Alessandria, al Colosseo, alle piramidi egizie. Allora, qui siamo all'ingresso del mausoleo. Certo, l'ha fatto costruire per il figlio Romolo, ma anche per la propria famiglia, quindi per la famiglia imperiale di Massenzio. È circolare. In queste nicchie che poi vedete, ecco, prendevano posto le statue degli imperatori e della famiglia imperiali, e a terra dovevano starci i sarcofagi. Purtroppo qui non c'è rimasto più niente, abbiamo soltanto la struttura della tomba. Eccoci qua. Logicamente le statue non ci sono più, sono state tutte prese o rubate, o perlomeno quello che è rimasto stanno nei vari musei. Per esempio è conservato a Palazzo Massimo lo scettro imperiale di Massenzio con il globo, no? Che rappresenta il potere imperiale. Ecco, questo è il saccello dove dentro ci smettevano le ceneri, o perlomeno ardeva la fiamma, diciamo, i braceri. Eccoci qua, usciamo dalla parte posteriore. Salgo perché i gradini sono alti. Uscita. Un saluto a tutti quanti, a tutti gli amici. Un particolare saluto al mio amico Massenzio. Gli dedico questa piccola gitarella della villa a lui. Ciao a tutti.